mille ciurma, io sono Matteo Tess e ben ritrovati qui su Expedition Viking. Cosa frittella questa cursore? Ok, allora, portiamo le lucciole. Mirdin, chi è questo? Ma questa è Aedis? Asulf's Dottir? Perché è qua? Che siano solo noi due, dove sono andati tutti gli altri? Sono buggati in giro, vabbè. Allora, portiamo queste lucciole a Mirrodin. Attenti, il ritorno dei vichinghi! Non mi aspettavo di vederti ancora, Mazzete Sveglin Jarnarsson. Hai mangiato il mio apprendista? Non essere ridicolo, ecco le tue lucciole. Ah, hai provato le lucciole, molto bene. Preparerò il rituale fin tanto che aspettiamo Cillian. Che rituale stai programmando? Un rituale di purificazione, in un certo senso. Serve per mantenere il flusso di potere forte dalle pietre che sono in cima alla montagna. Beh, certo, una volta che le pietre sono pulite in un senso spirituale, devono essere pulite anche propriamente, ed è abbastanza tedioso. Ma questo è quello a cui servono gli apprendisti. Qual è l'obiettivo di queste pietre? Cosa pensi? Di mantenere la saggezza? Che altri obiettivi potrebbero esserci? Ho fatto del mio meglio per mantenere le scritture attuali attraverso gli anni. I simboli originali erano conosciuti solo dai druidi. Chi erano i druidi? Oh mio caro, mi fa pena che tu me lo chieda. I druidi erano i re di queste terre. E anche delle tue, se non mi sbaglio, che non dovrebbero essere guidate da... Erano guardiani della legge... No, delle leggi degli uomini, come degli dei. Presidiavano i rituali dei divini e la giustizia tra gli uomini. Erano quelli colti, i potenti, gli anziani del loro tempo che offrivano consiglio a quelli che avevano bisogno. Perché sono scomparsi i druidi? Quando l'impero romano ci ha conquistato, hanno speso dei secoli a sopprimere la cultura di quelli che venivano prima di loro. Noi druidi avevamo molto potere qui, e i romani avevano bisogno che noi ce ne andassimo in modo che potessero controllare. È un mio grande cruccio che siano stati di successo. Molto è stato perso. C'è molto che possiamo fare per aiutare il rituale. C'è altro che possiamo fare per aiutare per il rituale? Se vuoi sporcarti le tue mani. Ma te, tutta questa gente c'era anche prima. No, mi sa di no, mi sa che sono famiglia che c'era con lui. Se vuoi sporcarti le mani con qualcos'altro oltre che il sangue dei cristiani, beh, sarò felice che tu mi aiuti. Ripulire le vecchie iscrizioni è un lavoro molto duro. Dov'è il ragazzo? Dovrebbe essere qui. Stregone, ti sei sei andato troppo oltre. Abbiamo consentito di lasciarti in pace fin tanto che ti facessi i tuoi affari. Ma questo incontrarsi con questi guerrieri atei, questo non andrà bene. Indietro, gente, non vogliamo combattere con voi.
Se non volevi una battaglia, perché avresti dovuto stare fuori dalla nostra foresta, vichingo? Eh? Sì, tu e questo druido che scava qui in questa grotta, così vicino alla mia moglie e mio figlio, mi fa stare male. E l'ultimo avviso che vi do, siete avvertiti. Perché Katie l'ha ammazzato uno a caso? Silenzio. Tutti gli occhi degli abitanti del villaggio sono fissati sul loro cugino morto, mentre tutti della tua ciurma fissano stupiti Katie. Cosa? Non era ovvio a tutti dove stava andando questo discorso? Ok, caricano. Beh, se non altro ne abbiamo tirato giù uno. Ah, dobbiamo evitare che Mirrdin sia incapacitato. Dov'è Mirrdin? Qua, ok. Allora, farei. Ah, non posso attaccare, posso solo spostarmi. Riesci a... C'è solo un angolino. Non so dove convenga che si metta. Forse qua dietro Gunnar per ora. Roskva stai qua dietro. Allora, non posso fare nulla, eh. Ah, gli hai messo un nato. Però tanto là sono bloccati, non possono passare. Aia. Ok, hanno usato due volte demoralizza. Che tiro su chi ha visione? Ah. 75, se andassi con la doppia. Solo 36, no, meglio di no. Questo ha visione? 69. E su questo va. Ok. Poi manderei Roskva qua a curare Nefia. Ok, se riesci torna qua dietro Roskva. Sì, ok, riesce. Allora, lui è stunnato. Gunnar non può fare niente. Lui può demoralizzare. Siamo favoriti da Thor, che può essere tornare sempre utile. Che damage resistance. Ok, si è spostata per fissare lei, ma meglio così almeno non ha l'interrupt come prima. Aia, mi hai esposto. Mi ha esposto Aedis.
Ah! Di nuovo demoralizza, vabbè, ma non è un problema. Poi farei cleave, che è quello che... Sì. Fa danno tutto lo scudo, ok. Poi allora, se fosse possibile io... Allora, lui riesce a fare un doppio su di lei? A 2,54 non mi piace, allora farei... Un 93. Ok. Poi farei che... Proviamo così, ok. Allora, per me dovrebbe essere sufficiente arrivare fin qua. Così almeno qua ho due ad attaccare. E qua manderei... Gunnar non posso mandarlo a caricare fin là, però posso mandarlo qua. Posso dare l'upgrade a tutti. Roskva può curare Nefia, ma non mi sembra così urgente in questo momento. Farei che demoralizzare allora. Ok, e tu vai qua dietro così almeno dovrebbe essere un po' più tranquillo. Ma lei forse ce la tiro, non lo so. L'abbiamo demoralizzato. Fatto restore, porca miseria. Però ci tiriamo giù questa di sicuro. Allora, tu fai che andare sullo scudo di nuovo. Ok. Così siamo un po' più tranquilli. Cavolo, me li ha assorbiti tutti, anche se non aveva più praticamente nulla. Tu hai vista su di lui? No. 19%. 13%. 25 su lei, ma perché tutto questo? Boh, allora facciamo così. Andiamo Nefia qua. Che dà un bel colpetto. Poi arriva Gunnar. Ok, così dopo dovrebbe essere un po' più pompato. Nefia la mandiamo di qua. O facciamo prima il curino di Roskva? Dai, facciamo un curino di Roskva perché tanto non so se potrò poi curare ancora. E me ne avanza comunque uno, per cui è meglio essere certi di non avere guai. Nefia va qua. Ketil, lo manderei qua se qua ha visione sui tipelli. 37. Beh, proviamoci, dai. Meglio che niente, ok. Roskva la manderei qua. Così almeno è safe. E boh. Ahia, mi ha esposto Aedes, per cui potrebbe... Perché non mi lancia le frecciumbe in faccia? Questa non ha più scudo, per cui... Vai. Oh, bueno. Molto bueno. E forse con la carica riusciamo a tirare giù questa? Dovremmo, sì. Ottimo, ottimo. Flawless victory. Ok. Tutti salvi. Quindi siamo giunti a questo. Forse era solo una questione di tempo. Devo ammettere che non ho mai pensato che potessero arrivare così tanto.
Cillian! Dobbiamo andare assolutamente alla fattoria. Il mio apprendista sarà in un grave pericolo. Qualsiasi cosa stiano pianificando, dovete salvarmelo. Andremo. Se lo porti indietro salvo, verremo tutti e due aperti. È chiaro che non siamo più benvenuti qui. Ci incontreremo in cima alla montagna. Devo raccogliere le mie ultime cose. Ora andate, aiutatelo. Sì, veloci, 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 veloci. Please, quick, 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 quick. Run, run for your life. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brother. Leave all your love and gentlemen behind. Dov'è che è Cillian? È là, ma dovremmo picchiare tutto il mondo prima, probabilmente. Ah, l'hanno picchiato e l'hanno legato a un palo. Non potete fargli questo! Sto cercando di salvare il ragazzo, piccolo bastardo. Se lo uccidiamo semplicemente, la sua anima verrà persa. Non voglio che muoia! Maledetti uomini, suo figlio e sua moglie. Dovremmo andare ad aiutarli. E tutto questo per Cillian. Quello stregone pagano gli ha corrotto l'anima. Deve essere purificato. Ma cosa stai facendo, Talork? Il vecchio prete, si è benedetta la sua anima, non ha mai detto nulla del genere. Com'è che sei qui? Cosa hai fatto il nostro bambino? I vostri figli ci hanno attaccato, sono tutti morti. No! Le mie ragazze! E Dire! È un figlio! Farei la 2, un po' più aggressivo. Se uccidete Cillian, giuro che porrò fine alla vostra stirpe. Ascoltate lui! Penso che questo ci andrà bene. Talor, sia ragionevole. Sì, ragionevole. Portateci lo stregone. Farai accordi con questi mostri? Stai zitto, Talork. Vichinghi, portateci lo stregone e lo uccideremo al posto di Cillian. Allora rilasceremo un ragazzo. No, ascolta. Questo è come deve essere. Qualcuno deve pagare. Accetterai? Parola 3. Non posso. Nessuno deve morire. Ma se forzate la scelta, vi combatterò. Se vuoi salvare Cillian, dobbiamo arrivare là davvero in fretta. Sembra che stiano preparando il fuoco. Dobbiamo salvare quel ragazzo. Non è più grande di Torkel, che sarà suo figlio. Non farmi combattere contro di voi. Se attacchi la mia famiglia, dovrò difenderli. Scusa, Douglas. Stiamo salvando tuo cugino. Cosa è successo? Si è frizzato. Ah no, perché stanno arrivando i tizi da dietro a caso. Allora, Cillian muore in 5 turni. Kaiser sono in 12 loro. Porca pupazza. Pure i bambini. Che cavolo di strage infinita. È un bel casino. Allora, lancio la pietra qua.
mancato, ma non è un problema. Allora vado qua. Neve ci arriverà là, non lo so. Quanta possibilità di assorbirlo? 39%. Ok. Allora, vai qua, please. Ah, questo è Dubglass. Magari riusciamo a salvarlo, Dubglass. Che si fa male se passa di là? Aspetta, muoviamola qua per orosco. Voglio vedere se Nefia riesce a fare. Yessa! Grande Nefia. Ketil. Non so se provare contro questo che ha lo scudo pieno. Se però me lo deflette sono guai. Oppure tirare giù quello che siamo sicuri che vada giù. Andiamo su questo, dai. Ok, allora. Lui non riesce ad arrivare ad attaccare nessuno, effettivamente. Nefia non riesce a spostarsi più di tot. Aedis, fai qua. Nefia, spostati qua. Gunnar va qua. Roskva, fai che demoralizzare tutti. Qui penso che non riesca ad andare contro nessuno, ma conta come azione d'attacco quella, per cui niente. Vai qua, Roskva. Abbiamo ancora qualcosa che possiamo fare? No. No, no. Vadi, restano 5 turni, porca miseria. Questo dovrà fare restore. Però se restano in fila potrei sfruttare Nefia. Dove va il boccia qua? Ahia, che male proprio, eh. Tactical move si è spostato, ma ok, a me va bene. No, per favore, non spargetevi tutti che devo seccarvi tutti in 5 turni. Ok, mancato. Allora. Farei un charge su Dubglass. Ha assorbito tutto, porca miseria. Allora. No, Nefia, vai qua e steccali tutti e due. Grande, grande. E poi vai qua. Tu, mi spiace, ma dovrei tirare giù il bambino. Rosk, vai là. Aia, è scivolata. C'era una trappola di qualche sorta. Metto il non lethal. Non vorrei tirare giù Dubglass se fosse possibile. Ok. Ketil ha modo di... sì.
adesso rimettiamo il lethal. Gli altri non me ne può fregare di meno, sinceramente. Ah, ok, illuminato, non è che prende danno, semplicemente che va in zona illuminata. Ok. 4 turni. Che saranno 3. Rimangono 6 nemici, ma rimane solo quella con l'arco che ci può dare dei problemi. Tutti gli altri sono dei bimbi che stanno scappando. Ok. Andata, allora, Roskva. No, aspetta, facciamo che... Lui riesce a prenderne qualcuno. Sì, riesce a prendere questa. Carica. Non importa se l'altro mi fa... Ah! Cavolo, è scivolato. Porca miseria. Allora vai tu, Roskva, qua. Speriamo. Ok, andata. Stiamo comunque parlando di una bimba, porca miseria. Non so quanto mi avvicino per spostarlo in là, per cui passiamo al turno. Dovremmo farcela, speriamo. Rimangono solo 4 bimbi, praticamente. Allora, Roskva. Vai a fare strada. Ok, non è successo nulla. Ma fai un charge su questo per essere sicuri. Ok, e poi avvicinati un po', se riesci. Allora, tu corri tutto. Tu anche, tutto quello che puoi. E Nefia anche. Ah, Nefia? No, non riesce ad attaccare nessuno. Possiamo muoverla qua con Ketil, forse riusciamo a tirarne giù uno. E il prossimo sarà il turno definitivo. Vediamo se con Ketil da qua riesco a raggiungere almeno. Però 51% vale la pena, no? Allora, dovrebbe essere tutto safe adesso. Prenderei Nefia qua intanto. Così che Roskva vada sull'altro. Oh, grande, critico. Questo dovrebbe bastare, ma se non basta... Andiamo di Frecciumba. È andata? Yes, abbiamo salvato Cetil. Abbiamo salvato. È pieno di bruciature e la sua faccia è piena di sangue. Comunque, grazie al tuo intervento tempestivo, respira ancora. Tutto bene? Riesci a camminare? Prova a parlare, ma la sua voce non ce la fa. Annuisce e viene dietro di te.
Ok, Cillian ci sta seguendo, insomma, solo per poco tempo, perché dobbiamo arrivare giusto fino sopra la montagna. Cavolo, ma sono passati 30 minuti, quindi no, ne parleremo poi più tardi. Io vi lascio il mi piace, commento qua sotto, iscrivetevi, se volete. Ciao!